Con il 2018 è arrivato nei concessionari Mitsubishi un modello tutto nuovo. Il marchio giapponese ha voluto allungare la gamma dando disposizione agli ingegneri di riempire lo spazio vuoto tra la ASX e la più grande Outlander. Uno spazio, a dire il vero, non così ampio, dal quale ne è uscita una vettura metà coupé e metà SUV. Il nome stesso non lascia dubbi, Eclipse Cross. Da un lato il richiamo alla sportività, dall'altro alla tradizione 4x4. Un concetto espresso inevitabilmente anche nel design. Tracciate una linea immaginaria orizzontale e separerete così la parte coupé superiore da quella crossover inferiore. Una linea orizzontale, questa per niente immaginaria. La si ritrova anche nel layout del cruscotto. Una scelta che fa appello alla tradizione, naturalmente reinterpretata in chiave moderna. Sotto la voce coupé troviamo le linee tese della carrozzeria, una sportivissima colorazione rosso diamond, un lunotto con spoiler integrato che per il vero lascia poco spazio alla visibilità, un motore benzina brioso, sterzo molto diretto e preciso, come coupé comanda, cambio CVT a 8 velocità con palette al volante, una capacità di carico non generosissima. Ma in soccorso ecco l'altra faccia della medaglia, quella SUV. Il divanetto posteriore può scorrere di ben 20 cm e lo schienale è reclinabile in 9 posizioni. Una telecamera posteriore di serie dà una mano alla visibilità. L'altezza da terra fa sentire al sicuro, così come la possibilità delle 4 ruote motrici con abbinato il famoso sistema Super All Wheel Control. Mitsubishi con questo prodotto, diciamo, guarda ad alcuni elementi del futuro senza dimenticare le sue tradizionali competenze tecnologiche come la capacità della gestione della trazione dinamica col nostro famoso Super All Wheel Control, ma si proietta su 3 fattori chiave nuovi che sono un design molto innovativo e di personalità, della piacere di guida che viene dato dalla vettura grazie anche a una perfetta calibrazione delle sospensioni e inoltre introduce anche un concetto di cool technology, cioè di tecnologia molto all'avanguardia di cui Eclipse Cross è dotata, avendo 3 sistemi veramente innovativi come lo smartphone link display audio che consente di fare mirroring del proprio device, del proprio smartphone sullo schermo della vettura. Un controller touchpad nel tunnel centrale che consente di gestire tutti i comandi dell'infotainment in maniera intuitiva e semplice e infine una chicca tecnologica che è l'Head-Up Display che consente al guidatore di vedere tutte le informazioni più importanti di guida della vettura senza distogliere il campo visivo dalla guida sulla strada. Per ora in gamma un solo motore, ovvero un debuttante turbo benzina da 1,5 litri a iniezione diretta e fasatura variabile delle valvole, spinto da 163 cavalli. È atteso anche un 2002 diesel per la fine di quest'anno. La versione ibrida, invece, necessita di tempi più lunghi. 5 gli allestimenti disponibili, con prezzi che partono da 24.950 euro.